E tu stai sempre là dentro, vai. Ti ho fatto là. Pensa alla salute. La salute. Eccolo. Fattoria mezza capo. Tu! Pure il nome è antipatico. A me neanche mi è simpatico, ma non capisco perché ci deve essere tanto antipatico. Perché tu non capisci mai niente. Mezza capo è il nostro confinante, no? Il suo campo confina con il nostro. E me è antipatico. Tutti i confinanti sono antipatici o di uno. Guarda un po' se sta alla finestra. No. Fai presto. Chi è stato? Lo so io. La solita storia, quelli sono i fratelli Caponi. Se mi capitano. T'ha sentito. Buongiorno, papì, buongiorno. 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 Ruota! E tu metti il piede sotto la ruota. Maledizione. Dì, io ti aspettavo ieri. No, non sono potuto venire, mia moglie stava male. No, papì, tu devi essere puntuale, sennò io come mezz'aria ti cambio, sai? No. E allora, tu mi devi 60 fagioli, piselle e 40. Il vecchio conto. E sono 100. E sono 100, giusto, peso netto. Peso netto, qua ci mancano 10.000 lire. Scusate, stavano a quest'altro le parti. Ecco, avevo pensato. Qui adesso, scusate, ma voi mi dovete 12.000 lire a me. Sì. 12.000 che io, sì, ho anticipato per il veterinario, per la fare lo scavo della vacca. Sì, mi ricordo. È morta la vacca, io vi devo. Ecco, ho detto tutto. Ma un momento, io le 12.000 lire l'ho sposato, papà. Ha detto tutto, non le pigli più. E come non le pigli più? Ma dimmi un po', Nico, a me che avete ridato? Voi niente, vi ho dato tutto anticipato, come c'era? Vabbè, ma ci abbiamo quest'anno in corso, anticipa questo. Oh, no, io vi ho dato 56, 57 e 58. Vabbè, ci abbiamo il 59 scoperto. Vabbè, voi vi piace di scherzare, a me mi girano, ecco. Buongiorno, Don Antonio. Oui, ciao. L'avete comperato il regalo? Ma certo, voltati un po'. Chiudi gli occhi. Potevo aggiustare a pacchettino. Eh? Non ti pare. Vabbè, apri gli occhi. Oh, quanto è bello. Ti piace? Grazie, Don Antonio. Prego. Grazie. Ci vediamo dopo, eh? Ciao. Vabbè, esatto, prepara. Sono 27.000. Sono 27.000. 26. Più. No. Te li contavo. Li conto io. Allora siamo pari. Con le balle di paglia che la settimana entrante saltano. Vabbè, siamo pari. Con te siamo pari. E un rilorgio lentamente so. Signora? Signor? Finalmente sei arrivato. Sono 2 ore che ti sto aspettando. E senza la biancheria, io non posso chiudere la valigia. Ma che stai guardando? Niente, stavo cercando voi. Lo so io a chi stai cercando. Ma tu a mio figlio, il signorino Gianni, te lo devi togliere dalla testina. Tu e tutte le ragazze del paese, eh? Andiamo. Signor, sono una ragazza onesta io. Sarai onesta, ma... ma stiri molto male, sa? Ma guardate, camice stirato questo. È stirato bene, figlia mia. Con questo camice mio figlio ci deve fare gli esami di laurea davanti ai più grandi scienziati del mondo. Vabbè, adesso ci metto mano io, va? Andiamo sopra, sbrighiamoci che è tardi. E Gianni deve partire per Napoli. Su. E chi sa i miei fratelli dove stanno? Oh, ma vedi che quello fanno bene di stanno qua sotto, signore. Fanno bene, stanno qua sotto. Strignano in braccio a te. Mi sembra il cassiere della banca di Lani. E conti, ma che conti? Animale, questi soldi, spendili, divertiti, la vita è breve, si può morire da un momento all'altro, fa come faccio io. Si può anche campare 100 anni. E con questo? Ho detto tutto. Oh, a proposito... Che? Scusa. A proposito, tu mi devi dare 40.000 lire per la partita d'olio del mese scorso. Ah, quella è partita. No, per me è restata. Ah, va presto. E beh, c'hai fretta. Tu stesso hai detto prima, si può anche campare 100 anni. Vabbè, ma si può anche morire subito. Vai, fai presto. Fai presto, è una parola, fai presto. Dipende da te. Ma perché tu vai, da me? No, dico, tu questi li tieni in tasca, no? Io li metto da parte. Al solito posto. Li metto da parte. Quando uno ha trovato un posto sicuro, non vale la pena cambiare. Va. Tu li metti al solito posto. Li metto da parte. Io te lo consiglio come amico e come fratello. Vabbè, io ti consiglio di andare presto, va? Li metti là, Mi metto la pasta. Vai. Vai. E vado.
Non cambiare posto, non cambiare posto. Ah! Taccagno biforco. Caro fratello, ecco le vostre 40.000 lire. Ah, benissimo. Ce ne manca una. Com'è possibile? Ce ne manca una. Eccole qua. Distrazione. Capita. Ecco. Da me non avanzi più niente. Siamo pace. Siamo pace. La partita? La partita è chiusa. Oh, adesso mi dovresti fare un piacere. Cioè? Dobbiamo aprirne un'altra. Mi devi prestare 80.000 lire. 80.000 no. Io ti posso prestare queste 40.000 lire qua. Eccole qua. Distratto. Cose che capitano. Oh, senti un po'. Mi devi dare sempre 40.000 lire, eh? E perché? Scusami, te l'ho data prima, no? Ti ho dato 40.000 lire. E la partita è chiusa. Poi ti ho chiesto 80.000 lire. Tu invece me ne hai potuto prestare solamente 40. Per arrivare a 80.000 lire, quante mila lire ci vogliono? 40. E allora mi devi dare 40.000 lire tu a me, no? È chiaro, la matematica non è una opinione. Oh, fratello mio caro, tu per farti farsi conto hai bisogno di un ragioniere. Sei ignorante. Ma io poi vorrei sapere tu che ne fai tanto denaro. Ma a te ti ci vuole fiumi di denaro. Io non so come te. Io sono l'uomo che vivo. Vive e so vivere. Modestamente io vesto qualche ragazza, mi diverto, regali, ragazzi, una collanina, una cosa. Quattro racchie là, ragazzi. Me le chiama ragazzi. Tu un giorno finirai, lo dico io. Che sarebbe finirai così? Te lo dico. Ho detto tutto, via. Ma cosa hai detto? Cosa hai detto? Vabbè, vedi, per esempio, Spilorci, che non sei altro, di queste 40.000 lire che mi hai prestato adesso, io 20 le regalo a nostro nipote, hai capito? E fai male. Perché faccio male? Molto male, quello è un giovanotto, tu lo vizi. Lo vizio? Guarda me, io gli regalo cose salutari. Bella caciotta. E sta a posto. Quello sta a Napoli, in città. Vuole andare con una ragazza a teatro, che fa? Va al botteghino, con un pezzo di caciotta compra due poltrone. Ah, papì! Gianni è pronto, su! Vado presto, che il treno non aspetta voi! No, ma stai tranquilla, è presto! È presto, ma che ora è? Che ora è? Subito! Subito! Ma io vado indietro, tu? E io vado avanti! Che ora fai? Le 5:15. Io faccio le 5:15. Facciamo a metà. E allora sono le 5. Ma c'è ancora un'ora di tempo, sai? Figlio mio bello, mi raccomando, studia! Fa onore alla memoria di tuo padre, che ci teneva tanto che tu diventassi un gran dottore! Stai tranquilla, mamma, vedrai che tutto andrà bene. Buon viaggio, dottore. Non sono ancora dottore. Lo sarai, che col quale ho detto tutto. Cosa hai detto? Lo so io. Ciao, Marianna. Vuole la fretta, mi dimenticavo il fastidio. Antonio, nella valigia di Gianni. Subito. No, tu devi studiare. C'è pensare zio Antonio e zio Peppino. Zio Antonio e zio Peppino. Pensiamo noi. Sta bottiglia. Ma sentiteci, pensa. Zio Antonio e zio Peppino. Pensiamo noi. Ragazzi, deve studiare. Vieni qua.
Senti, piano. Lui studia, io. Vai piano. Piano. Vai piano. Ragazzi. Ho fatto male? E tu stai sempre con la testa avanti? Pensa alla salute. Guarda un po', sta alla finestra? No. Di. Dio, e che? Ma che sta facendo? Niente, ha tirato un sasso. Mezza capo, ci è antipatico. Allora ogni volta che passiamo di qua, gli tiriamo i sassi. Ah! Non siete mica diventati bambini, no? Ma che bambini? E poi è lui che tira i sassi, mica io. Ah! Noi? Non c'è male, grazie. Lo vedo. E sai perché? Perché qui c'è troppa gente, troppa luce. E poi non siamo soli, tu ed io. Sono 30 secoli che aspetto. E se sono a Napoli da un mese? Appunto, un secolo al giorno. Senti, facciamo una cosa. Squagliamocela all'inglese. Vieni a casa mia. Sei sicuro che mi divertirei di più? Sono un compagno ideale. Certo, sei nobile, sei ricco, presuntuoso. Ah sì, tanto. Tanto presuntuoso. Ehi, dico, voi due, avete proprio deciso di fare coppia fissa? Ti aspetto sulle scale fra 5 minuti. Tocca a me ora. Come vuoi. Quanta gente c'è su questa terrazza? Ma se l'hai invitata tu? Già, è vero. E adesso non li posso buttare di sotto. Ma ho preparato una bottiglia di champagne per noi due di là, sull'altro terrazzino. Ce la beviamo in santa pace io e te, al chiaro di luna. E... poi? Beh, non precorriamo gli eventi. Ecco, bravo. Non li precorriamo. Remo, come padrone di casa sei un disastro. Lasci tutti a secco e te ne infischi. Ma perché non vai ad occuparti dei tuoi esci? Oh, Gabriella, sei proprio noiosa. Beh, che? Mi sono annoiata. Voglio andare via. Ma che ti prende? Oh, tutte queste manacce addosso. Ma cara, cerca di essere logica. Gabriella, la samba solo con te. Acquaiolo, mi vuol bere? Acquaiolo. Sì, sì. A me un cuore, thank you.
nessuno può sapere come si cara. Accarezzami come cielo accarezza luna, accarezzami come mare accarezza arena, fammi dormire. Buonasera. Buonasera, mi scusi, sa, ma io non sapevo che... Ma da dove viene lei? Le dispiacerebbe farmi passare fino alle scale? No, no, prego, venga, si accomodi. Grazie. Ma allora lei è una donna vera? Verissima, perché? No, perché l'ho vista apparire lassù e ho pensato, se la tocco sparisce. Sparisco subito se mi accompagna, non vorrei disturbare. No, tutt'altro. Ma lei stava suonando. Musicista? No, sono studente di medicina, ultimo anno. Ah, sì? Non mi farei curare neanche un'unghia da lei. E perché? Lei canta troppo bene per essere un buon medico. Allora, mi accompagna all'uscita? Volentieri, ma mi dica, lei di notte che fa? Passeggia sui tetti? Da dove viene? Da una festa che non mi interessava più. Scappate? Mm-hmm. Beh, allora la cercheranno tutti. Poco male. Di qua? Magari. Sì, si può uscire anche di qua. Però è meglio passare di là. Mi può aspettare un momento? Ha bisogno di qualche cosa, signor Gianni? Ma non dorme? Ci provo da 2 ore. Un molare. Ma ha preso un sonnifero? Sì. Bisogna prenderne un altro. Ma non mi farà male. Ma no, che male. Guardi, apra la bocca, eh? Ecco così. Un po' d'acqua. Menone. E adesso riposi. Io le spengo la luce. Grazie, eh? Buonanotte. Grazie. Mi scusi, sa, le dispiacerebbe aspettare un momento prima di andarsene. Perché? Beh, vede, questa non è casa mia. Io vengo dal paesello. Sono qui a pensione presso dei conoscenti dei miei zii. È una famiglia molto morale, ecco. E non posso ricevere visite. Ho compromesso il dottorino? Oh, no, se vuole vada pure. Ma c'è il nonno ancora sveglio e per uscire bisogna passare per forza di lì. Io lo dico anche per lei. Va bene. Aspettiamo. Ecco, adesso lei pensa, ma guarda un po' questo povero cafoncello che viene dal paese e vive qui miseramente senza neppure un po' di libertà. Anch'io vengo dal paese, ma chissà, forse di libertà io ne ho avuta troppa. Sono quelli i suoi zii? Sì, sono dei tipi straordinari. Zio Peppino, quello seduto è zio Antonio e il loro nipote Gianni. Marisa? Allora bisogna brindare alla nostra conoscenza. Passito, specialmente curato dallo zio Antonio. No, no, grazie, ho già bevuto troppo e sono stomaco vuoto. Vorrei poter brindare alla salute di zio Antonio, ma dovrei prima mangiare qualche cosa. Beh, allora... Caciotta. Caciotta, magnifico. Non mi riesce di capire a che categoria di donna appartiene lei. Veramente? È così difficile? Vediamo un po', cosa potrei essere? Una studentessa? No, troppo raffinata. Una ragazza di buona famiglia? Non ha ancora detto una parolaccia? Una mantra? Sarebbe più preoccupata del vestito. Un'attrice? Non credo, si darebbe delle arie. Una poco di buono? No, non lo direbbe neanche come ipotesi. Oh, ma allora vuol dire che non sono niente, che non sono nessuno? No, anzi, tutto. Una donna completa. Le piace? Essere una donna completa? No, la caciotta. Ah, è deliziosa. Zio Peppino sarebbe fiero di questo suo giudizio. Zio Antonio, zio Peppino... E Gianni. E qual è la specialità di Gianni? Se vuole. Sto benissimo. Anche con il cuore? Purtroppo. No, metti via quello strumento. Preferisco questo. O si sveglia tutta la famiglia? No, no, ci sono abituati. Ma oltre il nonno, chi c'è di là? La signora Tina, il cavaliere suo marito e la loro figliola Giulietta, tredicenne e strabica. Innamorata di lei, naturalmente. Come si fa a saperlo? Quando guarda me,
Fissa il termosifone. Su, coraggio. Na voce, na chitarre o poche luna, e che vo più per fa na serenata, per sospira d'amore piano piano, parole dolce ben innamorate. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana a te non posso più campare. Na voce, na chitarra o poche luna, e come dolce che sta serenata. Avvocato e s'accosta più vicino, e tu ti stringi a me più appassionata, con una chitarra nuffolille voce, cu te vicina canto e so felice. Amore, non posso più scordare. Amore, non posso più scordarmi te. Aveva promesso di farmi passare fino alle scale. Vuol mantenere la sua promessa? Va bene. Vado a vedere se posso uscire. Gianni, che c'è? Ah, sei tu. Come ha cantato bene questa sera. Grazie, ma adesso va a dormire. Che voce che tiene. Sì, ho capito, ma va a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Che c'è di meglio di un bel ricordo? Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre. E continuate, ragazzi. Buongiorno. 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 Ciao. Ciao. Beh, che hai fatto ieri sera? Ti hanno cercato da tutte le parti. Si può sapere dove te la sei squagliata? Buongiorno, signora. Buongiorno. Siamo pronti. Quando vuole possiamo cominciare. Va bene, mi cambia e vengo subito. D'accordo. Andiamo, ragazze. Ho conosciuto un giovane. Bello e fatale. Simpatico molto. Ricco? Ricchissimo. Possedeva un'intera caciotta. Vabbè, uno studente in medicina. Senti, Marisa, non mi far venire i nervi. Sta tranquilla, tanto non lo vedrò più. Ah, beh, meglio così. Meglio così davvero. Altrimenti, chissà. E così?
così quando sono rientrato non c'era più. Carino. Guarda, come sogno. Ci vogliamo tirar fuori i numeri? Due caffè? Ehi, Raffaele, guarda questo. Me lo chiami sogno? Abbiamo anche le prove del sogno. Che ne dici? Cosa ne dico? Io ci vedo i caratteri tipici dell'elemento perturbatore dell'animo giovanile. Raffaele, io questa ragazza la devo ritrovare a tutti i costi. E mettiamo un annuncio sul giornale. E mettiamolo. Cercasi, sa da trovare. Nostro figlio, invece di studiare, si perde con donne di malaffare. Un'amica. Oh, mamma mia, che guaio! Oh, che guaio, come si fa? Come si fa? Bambino! Andario! Oh, mamma mia! Signor, sono usciti! E dove sono andati? Fuori dal campo! Voglio chiamare! Vabbè, vabbè. Che guaio, che guaio! Guarda che roba! E quanto hai pagato questo? 2,5 milioni! E chi ti ha dato i soldi? Lascia perdere. Come lascio perdere? Lascia perdere. Ma che lascio perdere? Vogliamo perdere tempo? E perdiamo tempo, io voglio sapere chi ti ha dato i soldi. Ho venduto 3 pariglie di buoi, va bene? Quali buoi? Sono affari che non ti riguardano. No, sono affari che mi riguardano, credo che mi riguardano. Quali buoi? I tuoi. Ecco. Ma tu non... Sei giù con le mani. Stai fermo, perché siamo fratelli, hai capito? Io sono allora maggiore. E tu vai a vendere i buoi per comprare questo carro armato. Come si dice? Donne e buoi dei paesi tuoi. Carro armato questo che me lo chiami. Questo è un gioiello di meccanica. Ma dimmi una cosa, ma ragioniamo. Ma mezza capi, è antipatico solo a me. Tu è antipatico pure a te. È antipatico anche a me, ma a me i buoi mi erano simpatici. Ecco, ma che significa tutto questo? Significa che quando mezza capi vedrà che noi abbiamo il trattore, crepa dall'invidia. Sì, questo intanto significa. Le bestie non ci sono più. E ti avvilisci. Ci sei rimasto te, biforco. Già, io voglio parlare con te di civiltà, questa è civiltà, è progresso, è bene animale. Guarda che magnificenza, guarda. Non toccare, guarda che magnificenza. Che fai? Dica, guarda la zanzariera. Per non far entrare le zanzare nel cruscotto. Sono quelli meccanici, tu che lo capisci. Questo è tutto l'apparato meccanico movimentale, hai capito? E questo sarebbe il motore. Il motore, qui si mette la miscela. Qui c'è il bicarbonato. Bravo. Ma che cammina bicarbonato? Ma che bicarbonato? A benzina! A benzina di carburatore! E questo che è? Questa è la bussola. Con la bussola si può andare a nord, a sud, a sud-ovest, a mezz'ovest, dove vuoi. Dove vuoi. Ma tu lo sai guidare? Non lo so guidare, ma non significa niente. Come non significa niente? Perché c'è tutto scritto, vedi, c'è l'iscrizione, il modo di usarla. Dunque, è una parola. Perché? Questa è da Milano. È scritto in milanese. E chiamiamo a mezza capo, no? Proprio a lui. Quello ma dice che è stato a Milano. Ma nemmeno per soldi. Monta. Ma monta tu. Monta. Monta su. Monta su. Le povere bestie. Che io mi... Non mi tirare. Su, civilizzati. Aspetta. Civilizzati. È stretta. Che stretta? È stretta, sì. C'hai una gamba in più qua, lei. Dai. Ascolta. Mi dai la scarpa in mano. Ma dove la metti, sto piede? Sì, questa è stretta. Mo la facciamo alla gara, mettiamo in forma. Stai fermo. Stai fermo. Anna dove? Vieni qua, chi è? Papi, vieni da qua. Questa donna Lucia, vado a parlare. No. Vabbè. Vieni di forte.
smascherati da indiani. E vi sembra il momento di scherzare. Alla vostra età. Ma qua indiani, che noi siamo vivi per miracolo. Per miracolo? Sì. Ma perché? Che succede? Colpa sua. Ha voluto per forza guidare il trattore. Sta arrivando. Tu non sai guidare, tu devi guidare solamente i porci. Già, tu sei un foxin. Ma che è successo? Ti sei andato male a stare? No, sciocchezze, sciocchezze. Ci hanno mandato a chiamare, che è successo? Ah, la gente sta lettera che è arrivata. Vuoi fare? Signore! La signore, 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 per me è un milione! Che? Avanti! Salute, donna Lucia. Calma, salute. Andata, e calmarsi, sì, è una parola, con quello che mi hanno combinato. I vostri signori fratelli, dove stanno? Stanno qua. Dove? Ah, eccoli là. Ah, vi siete rotti la testa. È vista bene. Ma insomma, che cosa è successo? Cosa è successo? Il terremoto, la bomba H. Questi signorini si sono messi a giocare con il trattore e mi hanno sfondato un muro. Cominciamo a mettere i punti su lì. Noi siamo persone serie e non ci mettiamo a giocare con i trattori. Se è capitata questa disgrazia, è capitata, è successa perché questo disgraziato di mio fratello, non esperto della guida, ha voluto toccare una leva e è successo il patatratta. Comunque, noi che colpa abbiamo se il muro non ha retto ad urto? Quello è un muro marcio. Il muro non era marcio, era un muro solidissimo. Comunque, marcio o non marcio, me lo dovete pagare. Va bene, chi ha fatto il danno pagherà. E paghiamo, paghiamo, queste che robe. I fratelli Capone hanno sempre pagato, ha capito? Oh, a quanto ammonti? A quanto ammonti? A quanto ammonti? Mi lasci parlare a me, che sono il maggiore? A quanto ammonti il danno? Un milione. Mi dovete dare un milione. Un milione? Dai questo milione, non mi fate più sta mezza capa davanti agli occhi. Ma, ma che scherziamo, do un milione e mezza capa, allora una capa intera quanto costa? Un miliardo, ha ragione. Una casa intera quanto costa? Ma non esageriamo. Ma perché? Dai, ma che scherziamo qui? E che facciamo la porzionera dei muri? E va bene, allora se non è un milione, sentiamo un po' quanto mi vorreste dare. Voi piuttosto fateci una richiesta, ma che sia onesta, che sia una richiesta propria. Sentiamo. Dite. E va bene, allora io direi. Ma che direi? Ma dove siamo? Ma che dovete avere? Ma che il muro è dopo? Ma che siamo sciocchi? Ci abbiamo scritto il gioco. Ma dove è il gioco? Non è il gioco? Signore, io non ho parlato. Mi si esagera. Avete parlato troppo. Si esagera. Tutti esagera, esagera. Scusate, voi avete detto fate una richiesta propria. E voi? E voi l'avete fatto? No, la stavo per fare. E non l'avete fatto? No, e perché non la fate? Adesso. Dunque, facciamo. Ma che facciamo? Signori miei, ci dobbiamo mettere in testa che il muro bisogna pagare. Lo vogliamo pagare perché abbiamo sempre pagato. Lei mi sta facendo gli occhi. Se un milione non sta bene, ci possiamo sempre mettere d'accordo. Su un altro. Parlo io. Parlo io. Sta bene così allora? Ma così cosa? Come così cosa? Dico, sta bene così che parlo io. Ah, beh, sentiamo. Beh, non sia la parola vostra, è la parola mia, né di mio fratello, né di mia sorella, 200.000 lire e stop. Ma che 200? Ma che scherziamo? Ma che 200? Questa è roba di 50.000 lire, ma proprio così. Cosa? 50.000 lire? Ma che volete pagare? Andiamo, affare fatto. 50.000 lire. E non se ne parlo. Va bene, alla fine è stata una disgrazia. È stata una disgrazia. Ma no, la disgrazia è la mia solamente. Beh, 50.000 lire, 25.000 lire per ciascuno, va bene. Anticipa tu le 50.000 lire. Io adesso non ce l'ho di spiccio. Anticipa tu. Allora anticipo io. Anticipo io. Però tu non ti muovi da qua. Non mi muovo. Tu stai qua. Io sto qua. Ma perché se mi muovo? E allora anticipi tu. Anticipo io. Io vado. Allora. Sì. Signore, scusa. Io questo fratello mio non lo capisco, questo è proprio ignorante. No, io non vi capisco a tutte e due. Signor Mezzacapo, ecco le vostre 50.000 lire. Ricordati, avanzo 75.000 lire. Lo dico davanti a testimoni. Come sarebbe? 50 l'ho anticipato, l'ho data al signor Mezzacapo. 25 me le dovevi dare tu di parte tua. Tu 40.000 me le devi... Quella è la partita chiusa. No, che è chiusa? Quella è aperta. Silenzio. Signori, intendiamoci, io queste 50.000 lire le accetto solamente come anticipo. Vuol dire che quando sarà rifatto il muro se ne riparlerà. E va bene, tutto sia giusto.
Arrivederci. Arrivederci, arrivederci, arrivederci. 15.000 più... Oh, no, tu mi devi dare... Peppi, Peppi, con questi conti sei assivante, sei mortificante, sì. Sei lavagna. Ha ragione, si lavagna e si seccante. Oh! Momento, parliamo di cose molto più serie. Cosa sei? Sentite un po' con questa lettera che ho ricevuto da Napoli. Sentite che dice, sentite. A proposito, cosa vostro figlio, invece di studiare, si perde con donne di malo affare. Oui. Un'amica. Un'amica tua? Amica mia. E là c'è scritto un amico? Perché senza firma. Ah, io morivo. Lo avete viziato, tu lo hai viziato a questo qui. Adesso come si fa? E come si fa? Povero ragazzo, gli mandiamo un po' di soldi. Così, invece di farsela con una donna di malaffare, se la farà con una donna di buon affare, che vuoi? No, questa proprio... Questa ha perduto il cervello. Sì, sì, ma che facciamo, insomma? A questo bisogna richiamarlo. Sì, sì, l'ho sempre detto, la carriera militare è l'unica, c'è la disciplina ferrea. No, richiamarlo all'ordine, al sentimento della famiglia. Bravo, in che modo? Scriviamogli. Sì. Facciamogli un telegramma. Un telegramma. Sì, sì, un telegramma. E che gli diciamo? Pensiamoci un po'. Che gli diciamo? Si potrebbe dire... Ma che? E sto pensando. Pensa bene. Oh. Attenzione, gli zii ti guardano. Ci capisci qualcosa, tu? Avranno saputo che sei diventato un Don Giovanni. Don Giovanni. Intanto tu a casa tua ricevi donne bionde e misteriose e io con tutta la villa qua mi manca la materia prima. L'unica persona che incontro sono io in mutande dentro lo specchio. Mi faccio un'impressione. Dimmi un po', i tuoi genitori quand'è che ritornano? Eh? Perché? Perché se dovessimo rintracciarla, tu potresti imprestarmi la casa. Sì, sì. È questione di cifra, Senti, Gianni, perché non mi parli un po' di quella ragazza del tetto? Io intanto vado via. Sì, prendimi pure in giro. Lo so, ormai è diventata un'idea fissa, ma finché non riuscirò a ritrovarla io... E io non conto niente per te? Quanto sei scemo. Ma io dico, con tante ragazze che circolano per la strada, tu ti vai a innamorare di una che circola sui tetti. Ma chi diavolo può essere? Una studentessa. Una studentessa? No. No, non è una studentessa. Oppure una manchien. Ecco, una manchien. Ti va bene una manchien? No. 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 Un gatto, un comignolo. No, una ragazza di buona famiglia. No, sui tetti. Già, sui tetti. Allora è un'attrice. Ecco, potrebbe essere un'attrice. Sì, sì, potrebbe anche essere. Sarà mia nonna. Ma è un'attrice. È lei. È lei, te l'assicuro. Parola d'onore, è lei! E questa qui? Sognerò di te, sognerai di me. È brava. Ma poi brava, l'alba brava. E la madre, quanto è stata brava. E vivremo la più splendida realtà. E prepara tutto. Senti, io penso che tu ti illudi. Allora dimmelo che non mi vuoi dare la casa. No, io la casa te la presto, ma non vorrei che tu la sprecassi soltanto per chiacchierarci. Non ti preoccupare, lascia la chiave a destra del cancello e va a dormire alla mia pensione. Bella nottata mi si presenta. Domani ti interrogo in anatomia, Quanto sei bella. Ma lo sai che stasera eri più attraente del solito? Davvero? Come no? Beh,
Meno mi saluti? No, no, ci sei anche tu, bentornato. Ti è piaciuta la rivista? Veramente, a me piaci tu. Questa sera sei a cena con me, vero? Un momento, scusa, ma non sarei d'accordo che... No, 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 io ho la precedenza. Ma che precedenza? Calmatevi, perché stasera sono impegnatissima. Già, stasera abbiamo un pranzo diplomatico con l'impresario di Milano, perciò... Ah, già, me ne ero dimenticata. Guarda che mi devi scusare, perché io non posso proprio venire, sai. Ma Risa, ma facciamo una brutta figura. Io? La fai tu? Come amministratore una più una meno. Ma simpatica. Ma cosa gli dico? Gli dici quello che vuoi. E adesso andatevene tutti, perché devo cambiarmi e ho molta fretta. Ma quello che c'è nella mia viene sempre fretta, questo che cosa è? Ma io sono imbarazzatissimo. Hai visto che non è venuto con te? Maria, aiutami presto, ho un appuntamento, non voglio far tardi. Che c'è di meglio di un bel ricordo? Una pizza insieme stasera. Questa è stata la settimana più bella della mia vita. Ma non finisce mica qui. Sai che venga a Milano con te? No! Oh, Gianni, che gioia! È meraviglioso. Ma i tuoi studi, l'università? Mi porterò le dispense a Milano, studierò e poi tornerò a Napoli per gli esami. Un'altra cosa volevo dirti, Gianni. Sai, io non sono una ragazza molto pratica, ma non credo che tu sia ricco. Come fai? L'affitto di questa bella casa deve esserti costato un patrimonio. No, no, è stata una combinazione con un amico. Eccomi qua, io sono. Ma chi è che sale in quella barca? Passa tutti i giorni e guarda in su. Sembra che ci spii. No, sono quei tipi di vagabondi del mare. Oh, poveretto. E allora regaliamogli qualche cosa. Sì, se vuoi. Oh, ci siamo. La quotidiana telefonata di Gabriella. Scusami, tesoro. Ehi! Pronto? Sì, Gabriella, sono io. Sto bene, benissimo. Ma certo che dura ancora. Oh, sentite, vi volete impicciare dei fatti vostri? Ci vengo a teatro, faccio il mio dovere, sì. E allora non mi seccate. Ma sì, sì, puoi dirlo anche all'amministratore. Accidenti, a quando t'ho dato quella chiave? Ma possibile che per venire a casa mia ci devo arrivare via mare? Quanto la fai lunga? Lunedì ti levo l'incomodo. Oh, meno male. Dove vai? Vado a Milano con lei. A Milano? E i soldi chi te li dà? Ieri sera ho incontrato un amico, anzi un nemico di famiglia. Mi ha prestato 300.000 lire. Beato te. Ma hai portato la biancheria? Sì, eccola. Prendi. $130, $140, $150. Eccovi servito, questa è la mia parte, l'altra parte spetta a mio fratello. Grazie. Eccola qua. Eccola qua. Questi sono io 150 milioni. Bene. E 150 fanno 300 e questa è la cambiata. Grazie. Che vergogna, che vergogna. Che vergogna, ma che ti disperi a fare adesso? Ve l'ho sempre detto io. Che quella è... Che cosa hai detto? Ho detto tutto. Oh, dice sempre quando, tutto. Dice. Quando dice ho detto tutto mi dispone. Ah, con sì. Questo ho detto tutto mi dispone. Perché dice e non dice mai niente. Ah, non dico mai niente, perché oh. Questo per te è niente. Questo per te è niente. Vabbè, Nardo, fammi sedere. Scusa, papà, pazienza, tante cose cretine. Sentite, mezza capa, ma dove l'avete vista mio figlio? No, ve l'ho già detto, l'ho visto a Napoli. No. Quella è stata una combinazione. Io una sera camminavo per via Caracciolo, quando a un certo momento mi sono sentito chiamare. Mi sono voltato, era vostro figlio. Usciva da un ristorante di lusso in compagnia di una bella ragazza. Oh. Mi sono avvicinato e allora me l'ha presentato. Dice, mezza capa, permettete, vi presento la mia fidanzata. Fidanzata? Sì, fidanzata. Allora, siamo andati a prendere un caffè. E poi quando è stato un certo momento mi ha chiamato in disparte
e mi ha chiesto 300.000 lire in prestito. Beh, io che potevo fare? Che gliele potevo rifiutare? No, io vi conosco da tanto tempo. Naturalmente vi conosco come persone oneste. Oh, scusate. Per carità. Insomma, gliel'ho dovuta prestare. Naturalmente per garanzia. Mi sono fatto dare una cambiata. Sentite, io vado a Napoli. Ma dove? Ma dove andare? Vado a Napoli. Ma cosa ti credi che Napoli stia all'angolo del vicolo? Ma che vai a Napoli? Oh. Ma che ti credi che come... E ho detto tutto. E poi, signore, è inutile che ci andate a Napoli. Perché è inutile? Perché a Napoli non c'è più nessuno. L'hanno evacuata. È stata sfollata? No, no, non è questo che intendevo dire. Intendevo dire che vostro nipote non c'è più a Napoli. Perché ha seguito la caravella delle donne perdute. Che cosa? A Napoli le donne hanno perdute le caravelle. No, che avete capito? La caravella delle donne perdute è un'opera di rivista. Hai capito? Le donne perdute a Napoli passano la rivista. A Napoli le donne hanno perduto le caramelle mentre passavano la rivista. Oh, per carità, ma che sta dicendo? Ma non avete capito, scusate. Oh, signor Mezzacapo, lei con noi deve essere obiettivo. A noi queste frasi sotto semaforo non ci convincono. È chiaro, siamo chiari. Ma beh, più chiaro. Chiari! Sì, signore, ma più chiaro di così. Queste caramelle gliel'ha perdute. Ma nessuno ha perduto le caramelle, per carità, signor. Come ne? Fatemi capire. La caramella è una rivista. E la fidanzata di Gianni fa la cantante. E non faccio per dire. Con licenza parlando, questa fidanzata è una bella ragazza. Alta, bionda, formosa. Tiene certe gambe. E voi come gliela avete vista le gambe? Ah, che ho visto io solo, che l'ha vista mezza Napoli, signore. Le gambe, a teatro, è naturale. Uno va a teatro, paga il biglietto, si mette in poltrona e vede le gambe. Oh, mamma mia, ma che sono le gambe a pagamento? Calma. No, qui bisogna essere obiettivo. Io, povero figlio. Calmatevi, donna Lucia, calmatevi. Sentite, mezza capa. Voi avete detto che sono partiti. E dove sono andati? Stanno a Milano. E allora andiamo subito a Milano. Ma che vai a Milano? Ma che sei pazzo? Perché? Ma che fai così a Milano? Lo sai che per andare a Milano perlomeno ci vogliono 4 giorni di mare. Di mare. Se bastano, che poi... Ha detto tutto. Ma che sì? State dicendo, per piacere, ma che mare mare. A Milano ci si va per terra. A piedi? A piedi. Ma mezza casa. Ma voi dove state vivendo? A piedi? La parola. Voi lo sapete dove sta Milano? In Calabria. In Sardegna, ho sbagliato. Ma la Calabria, Sardegna. Milano è la capitale del nord. Lo sappiamo. Fatevi conto, questo è lo stivale. Qui in cima c'è il nord e qua sotto c'è il sud. E si capisce, noi siamo quelle che stiamo sotto lo stivale. I sudisti. O nord, o sud, o per terra, per mare. Io ho detto che devo andare a Milano e ci andrò. Se mi volete accompagnare, bene, se no ci vado io solo. Mio figlio deve studiare. Mio figlio deve assolutamente lasciare quella donna, avete capito? Se la va, Benedetto, qui ci tocca accompagnare nostra sorella a Milano. Nostra sorella non può andare sola. Accompagniamo, va. Piuttosto ci vorrebbe qualcuno che ci mettesse a giorno. Per andare a Milano non è una cosa semplice. Qualcuno? E io allora qua che ci sto a fare? Tutti mi chiamano in milanese. Mezzacato, ma parliamoci chiaro, voi siete stati veramente a Milano, no? E come, non ci sono stato? Ho fatto il militare nel 31. Dico io, cavalleria. Mezzacapa. E i milanesi, quando vi vedevano, che dicevano? Che dovevo? No, dico, quando camminavate per la strada. Beh, questo tipo è straniero, va. Ma per carità, no. Sì. Ma chi si andavano ad accorgere di me a Milano? Ma voi non avete idea di Milano che cosa sia? Parlano. Ma Milano è una grande città. Camminano come noi. Camminano? Ma c'è un traffico enorme. Anzi, vi dovete stare accorti, Là, attraversare una strada è una cosa pericolosa, sai. E chi attraversa? Chi si muove, per carità? Certo, non è una città, vero, il clima non è come qui da noi. Lì è un clima più rigido. Vento, neve. Freddo. Le bufere. Le bufere? Ci sono? Le bufere? Sì, buone. Per la strada? Per la strada, per tutto. Entrano i palazzi, salgono le scale, che ne so? Acqua, vento e nebbia. Nebbia. Questa è l'impressione. Tutto, ma la nebbia. A Milano quando c'è la nebbia non si vede. Perbacco. E chi la vede? Cosa? Questa nebbia, dico. Nessuno. Ma dico, se i milanesi a Milano quando c'è la nebbia non vedono, come si fa a vedere che c'è la nebbia a Milano? No, ma per carità, ma quella non è una cosa che si può toccare. Diciamo, non si tocca. È una cosa che non si tocca. No, io adesso, a parte questa nebbia, io non la tocco, per carità. No. Ma adesso se noi dobbiamo incontrare a nostro nipote, questa cantante, come li vedevamo? Dove li troviamo? Già, non ci avevo pensato. E
Quella è facile, la cantante, quella c'ha il nome sul manifesto. Hai capito? A Milano, quando c'è la nebbia, mettono i nomi sui manifesti. Dice, chi mi vuol trovare, io sto qua. Ah, ok. E mette segnalazione. Segnalazione. Allora, vedete il nome della cantante, andate a teatro. Ma come si chiama questo? Aspettate, io mi sono segnato. Me lo sono scritto. Parte della direzione del Gran Milan con mille auguri. Grazie. Sei contenta, cara? Sono tanto felice, amore mio, ma non dovevi. Non dovevo? Mi fai studiare tutto il giorno, almeno stasera che è il tuo compleanno. Per lei, signorina. Grazie. Ma chi rimanda? Quel signore là. E quello chi è? Lo so, è la prima volta che lo vedo. Ma ti manda i fiori, eh? Ma caro, tu dimentichi troppo spesso che io faccio il teatro. Però ci pensi tu a farmelo ricordare? Gianni, ti prego. Ci mancavano anche questi, li hai invitati tu? Io, sei matto. Venite, venite, seguitemi. Ah, volevate star soli, eh? Ma a noi non si sfugge. Noi ci sediamo anche senza essere invitati. Cameriere, un altro tavolo. Come stai, Marisa? Bene. 22, grazie. Anche quest'anno sono 22. Per te, invece, una torta sola non basterebbe. Che maligno. Ho anch'io un regalino per te. Una proposta per il Sud America. No! Oh, non rovinarmi la serata con le tue solite proposte. Adesso ci manca anche il Sud America. Adesso ci manca anche che lei ci metti i bastoni tra le ruote. Io vengo in America con voi solo se lui mi fa arrabbiare. E allora? Vediamo bene. Dottore, ce la canta questa sera la canzoncina? Ma sì, mi dia la chitarra. Ce n'è una che mi sembra proprio adatta per la circostanza. St'amore mi teneva incatenato, ma ho detto basta e mi sono liberato. Mi pare che Turchino c'è, mi pare che Lucente o so, e il cuore canta pa felicità. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi sparo. Che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e te della resterà. Che la la, che la la, che la la. A ieri mi ha mandato un biglietto, pa figlia do portiere di rimpetto. Mi scrive che non è felice e che pure come fa pace, ma io mi sto gustando a libertà. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che mi battisco e poi mi sparo. Che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e te te la resterà. Che la la, che la la, che la la. Che la la, che la la, mo va dicendo che mi vola sa. Se crede che mi faccio sangue amare, se crede che impazzisco e poi mi sparo. Che la la, non sa che piacere che mi fa. Me ne piglia nata più bella e te della resterà. Che la la, che la la, che la la. Che la la, che la la, che la la. E che fai là? Niente, sto pigliando una boccata d'aria. Che devo fare? Oh, senti, a proposito,
Portati una bella somma di denaro, perché a Milano incontreremo delle spese pazze. Alberghi, viaggi, treni, pranzi, hai capito? Io porterò tutto quello che ho. Ma tu porta la tua parte. Porta la tua parte. Dalla parte mia ho fatto tardi. Alla banca? No, è una banca mia. Oh, senti un po', vuol dire che anticipi tu per me, Sì, ma io ti devo confessare una cosa, sai? Ma io non lo so. Beh? Ma a me qua mi manca il denaro, mi manca, mi manca. Oh, ma è possibile. Ma com'è possibile? Lo tieni se... dove lo tieni? So io dove ce l'ho, ma qua mi manca. Io c'avevo 1 milione. Beh? Adesso sai quanto mi è rimasto? 700.000 lire. Come lo so? Dico, si vedono, no? Quello è un pacco da 700.000 lire. Beh, insomma, mi mancano 300.000 lire. È una cosa, logica, è una conseguenza logica. Perché? E come perché? Tu non ti aggiorni, non leggi il giornale, non segui la borsa. La moneta si svaluta. La tua si è svalutata del 30%. È chiaro? Come svalutazione monetaria. Inflazione. Ma si può sapere che c'hanno da ridere? Chi? Ridono! E per forza! Tu ti sei mai visto nello specchio? Beh, caro Peppino, tu, vestito da milanese, sei ridicolo! Ah, perché tu no! E che c'entri che sei voluto io? Intanto, mezza capa, disse che a Milano faceva freddo, che c'era la nebbia! E beh, e dove sta questa nebbia? Ma scusa, come disse mezza capa? Quando c'è la nebbia, non si vede. La nebbia c'è e non si vede. E non si tocca. Intanto io sento caldo. Ma non dire sciocchezze, a Milano fa freddo. Eppure io sento caldo. E sarà un freddo caldo, che vuoi dire? Un freddo caldo. Andiamo all'albergo, io non ne posso più, mi sento morire dal caldo. Andiamo, signora, andiamo all'albergo, così di questo caldo io non lo sento. Ah, non lo sento? No, a Milano non può fare caldo. Va bene. Questo è il vino. E l'olio. Allora. Mutande. Dammi. E pane. Oh. Peppì, attacca sta caciotta. Questa è la pasta. Pasta bianca. Che dici, basterà per 3 giorni questa pasta? Speriamo. Sono 4 chili. Basta, sì. Peppino, dammi la valigia della biancheria. La biancheria l'ho già sistemata io. Il ritratto della buonanima di mio marito. Sta là, sta là, sta là. Ecco qua. Ecco. Qui che c'è? Qua c'è la biancheria. Ma che biancheria, che biancheria. Dai, aria, aria, su. Su, aria, aria, aria! Ciao, camminate per la stanza! Aria! Ciao! Oh, ma pare che non c'è nient'altro da mettere a posto, beh? No. Lo dico io, adesso che stiamo a Milano, finalmente, vogliamo andare a vedere questo famoso Colosseo? Ma che Colosseo è Colosseo? Voi dovete pensare a sistemare la faccenda di mio figlio, Colosseo. Quella, come vi ho detto, la sistemo io. Modestamente io vado a parlare alla ragazza, la due parole che... Ho detto tutto. Ma che ho detto tutto? Ma che dici tu, questo ho detto tutto che non dici mai niente? Oh, cosa credi? Metti a posto là con 2 parole. Ma che ti sei messo in testa? Cosa credi che una donna così, quella? Quella è una donna di alto bordo. Là ci vogliono soldi assai. E fortunatamente i soldi l'abbiamo portato. Li ho portati. Li hai portati. Hai portato quel cestino? Noi facciamo una cosa, in quel cestino ci mettiamo tutti i soldi dentro. Poi ci scriviamo una bella lettera di accompagnamento e ce la portiamo. Uè, io voglio venire con voi. No. Tu vatti a riposare che sei stanco. Vatti a riposare, Lucia, vai. Su. Lucia, vatti a riposare, lascia fare a noi che siamo uomini. Lucia, siamo uomini, noi non siamo uomini. Che siamo? Siamo uomini. Oh. Okay. Allora, i fratelli due, che sono da fare? Giovanotto, carta, calma e pinta, su. Allora, scriviamo. Hai scritto? Un momento, no? E comincia, su. Carta, calamari e pinto. Oh. La carta. Oh. Oh. Signorina? Signorina? Dove sta? Chi è? La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. Che ne so? Signor... Avanti! Animale, signorina! È l'intestazione autonoma.
della lettera. Oh, signorina. Non era buona quella signorina. Meglio. Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi una parola. Che? Uno, quanto? Che? Uno che? Uno che? Ah. Che? Scusate se sono poche. Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande. Come voi ben sapete. Voi. Punto. Punto. Due punti. Ah sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Questa moneta servono che voi vi consolate. Oh, scrivi presto. Avevo capito con l'insalata. Dai dispiacere che avrete, è femminile, che l'avete perché? Che? Perché? Non so. Che non so? Perché che cosa? Perché chi? Perché qua? Allora, perché? Ah, perché qua? Dispiacere che avete perché? Perché qua? È aggettivo qualificativo, no? Beh, io scrivo. Perché? Dovete lasciare nostro nipote, che gli zii, che siamo noi medesimo di persona. Ma che stai facendo una faticata, se asciughi il sudore? Che siamo noi medesimo di persona, vi mandano questo. Questo. Perché il giovanotto è studente che studia, che si deve prendere una laurea. Laura che laura. Deve tenere la testa al solito posto, cioè sul collo. Punto e virgola. Troppa roba. Salutare, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Salutandovi indistintamente, sbrigati, salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente, dici che siamo noi, i fratelli Caponi. Caponi. Hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Senza nulla a pretendere non c'è bisogno. Ma in data odierna. Va bene, poi si capisce. Va bene, si capisce. Piega i lembi. Allora. Svelto. Ecco fatto. Chiudi. Andiamo. Lucia, noi andiamo. Noi usciamo. State attento, Apri. Amore? Caro. Cosa fai, esci? Sì, vado in teatro. Ho una prova di costumi. Torni in albergo prima dello spettacolo? Temo che non sarà possibile. Beh, allora vengo io alla fine a prenderti. No, meglio no. Perdi un sacco di tempo. Ma hai qualche ragione speciale per non volermi a teatro? Ma no. Quando ho finito lo spettacolo ti vengo a prendere e andiamo a cena insieme. Senti, amore, non mi racconti delle bugie? Io a te.
Mai. Che sarà, il municipio? Come municipio? Fai tu che dici? Questa deve essere la Scala di Milano. E dove sta? La che? La Scala. Starà dentro, no? Ah, è bello, sembra vero. Come sembra vero? È vero, questo è uno stile etrusco. È un mezzovale. Un mezzovale. Mezzovale. E beh, tu ci credi, sto paese è così grande che io non mi raccapezzo. Ma come si fa? Bisognerebbe trovare qualcuno, che so, per sapere l'indirizzo di questa Marisa Florian. Dove andiamo a quel militare là? A quello. Ma che sei pazzo? Quello deve essere un generale austriaco, non lo vedi? Va bene, siamo alleati. Siamo alleati? Già, è vero, siamo alleati. Siamo alleati. Andiamo. Vieni. Escusi. Scansati. Scusi, lei è di qua? Dica. È di qua? Sì. Sono di qua perché? Ma c'ho qua per un tedesco. Ah, il tedesco? Te l'avevo detto che era tedesco. Ah, e allora come si fa? Ci parlo io. Perché tu parli? Ho avuto un amico prigioniero in Germania. Non mi interrompere, sennò perdo il filo. Dunque, excusemi. Sei che? Bitteschön. Noio. Sei che? Ha capito? Capito. Dopo ti spiego. Noio. Volevant savoir. Noio volevant savoir l'idris. Yeah. Ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! Parla italiano! Complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque. Ma dove vi credevate di essere? Siamo a Milano, appunto, qua. Lo so. Dunque, noi vogliamo sapere per andare. Dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Andare. Sa, è una semplice informazione. Sentite. Sì, sì, sì. Se volete andare al manicomio. Sì, signore. Vi accompagno io. Sì, signore. Ma guarda un po' che roba. Ma da dove venite voi? Dalla Val Brembana? Non ha capito una parola. Sai che facciamo? Questa è la piazza principale. Sediamoci qui, quella qua passa. Ma che sei pazzo? Che ti credi che è un paese? Questa è una grande città. E allora come facciamo? Vieni con me, ci penso io. Vieni con me. E là, che è quello? E quello sarà un arco di Tito. Non è pericoloso. Ma che è pericoloso? La signorina Florian. Oh, finalmente. Guardi, questo è da stirare, camerino in fondo numero 10. Presto, presto, ragazzi, che è tardi. Questa è la volta che prendiamo la multa. Faccio io un sorriso a Moratti, vedrai che ce la leva. Tutto per colpa tua. Va bene, Camilla. Oh, finalmente siete arrivati. Ma che vi è successo? Non è di questo colpo. Non è di questo. Avanti. Permesso? Ah, è la stiratrice. Venga, venga, s'accomodi. Venga pure avanti. Lì sopra trova tutto. Sì. E poi lo sai che cosa ti dico? Ognuno la pensa come vuole. Sì, sì, però alla fine una cosa sola conta. I quattrini. Per chi non ha niente di meglio. Certo che per te innamorarsi sul serio deve essere una grande disgrazia. Oh. Io la considero una fortuna. Scusate, la signorina Florian, chi è? Sono io. Ah. Perché? No, niente. Guardi che il ferro deve essere caldo. Sì, sì, è caldo. Ciao Marisa, telegramma da io. Probabilmente questa sera arrivano gli impresari. Mi raccomando a te. Ti ho già detto che io nel Sud America non ci vengo. Va bene, poi ci vedrà. Marisa, non vorrei rovinare tutto anche per noi. Comunque, fammi il piacere, trattali bene. Invogliali a concludere, poi me li cucino io. Marisa, mi raccomando, siamo nelle tue mani. E va bene, uffa.
Ah, mi raccomando, le sottogonne di tulle devono essere molto rigide, sa? Va bene, sarete servite, signorina. Bell'accento milanese, eh? Noi napoletani abbiamo molto orecchio. Ci basta stare poche ore su un posto che subito apprendiamo. In ogni modo io adoro i napoletani. Ma io sono della campagna. Proprio quelli. Forse perché io ho un motivo speciale. Siete fidanzata a qualche giovane da quelle parti? Ho indovinato. Qualche giovane simpatico, molto ricco, generoso. Tutto giusto. È il ragazzo migliore del mondo. Solo non è ricco, è uno studente. Uno studente? Tu, Gesù, voi che dite, signorini? Scusate, ma io sono una donna anziana. Potrei essere vostra madre. Chi ve lo fa fare di sposare uno studente senza quattrini? Ma io ne guadagno abbastanza. No. Adesso volete offendere quel povero giovane, ma vi pare che quello accetti di vivere col vostro denaro. E allora vivremo con i pochi suoi. Vabbè, si fa presto a dirlo. Marisa, mi presti il cerone, per favore? A te manca sempre qualche cosa, eh? Che ci vuoi fare? Grazie. Sicché voi sareste disposta ad abbandonare tutto? Il teatro, il lusso. Ma quando si è innamorati, signora? In che brutta situazione vi siete messa, signorina mia. O rovinate lui, o rovinate voi stessa. Scusate, ma io vi parlo col cuore in mano. Io vorrei sapere perché la gente ci crede degli esseri speciali. Ma perché? Non posso innamorarmi e sposarmi anch'io come una ragazza qualunque? Signori, voi siete assai simpatica, ma vedete, la ragione c'è. Ecco, per esempio, voi sapete fare la pasta? Beh, no. Ecco, se vostro marito si fa una macchia d'inchiostro sopra la giacca, gliela sapete togliere? No. Avete mai fatto un bucato? No, non l'ho mai fatto il bucato. Però l'imparo, e imparo tante altre cose. Invece c'è una cosa che voi, gente di buon senso, non imparerete mai. Che cos'è volersi veramente bene? Non sapete neppure immaginarlo. Io al mio ragazzo gli voglio più bene che la vita mia. E per amore suo potrei imparare a fare persino la serva. E va bene, non vi arrabbiate. Io ho parlato così perché sono una madre. È permesso? Signorina, c'è questo signore, lo faccio entrare. Ma Ambrogio, non ti ho detto che per me non devi lasciar passare nessuno? Ma questo è un conte. Ho detto nessuno, soltanto il signor Gianni, che poi questa sera non viene. Va, va via. Va bene. Voi siete sposata, vero? Sono vedova. E quando vi siete sposate voi sapevate fare tutto? Ma noi eravamo della stessa condizione. E io che credete che sia? Mio padre era un veterinario di paese e lui presto sarà medico. Sarà medico se potrà studiare. E dove credete che sia? A studiare. Se non studia non lo voglio neppure vedere. Vi occorre adesso? Ah, il vestito, sì. Va bene così? Sì, brava. Signori, quanto siete belli. Adesso capisco perché quello studente ha perduto la testa per voi. Me l'ho perduta anch'io. Farei qualunque sacrificio perché Gianni fosse felice. Si chiama Gianni. Gianni? Sì. Buonasera, signori. Ah, quanto vi devo? Niente. Ma... Buonasera. Buonasera. Andò! Erpine! Ed è qua! Mi pare che qua, mi pare. Oh, finalmente! Non ne posso più. Sì, e questo è il palcoscenico. Speriamo di trovarlo. Signori, prego, qui non si può stare. Scusi tanto, ho cominciato bene. Allora, neanche lì si può stare. Abbia pazienza. Ma... E non si può fumare. E non si può entrare. E non si può parlare. Caro signore, qui si esagera, abbia pazienza. E non si può entrare, non si può fumare, non si può parlare. Ma qui mi pare che si vada oltre il consueto. Dici voi che dobbiamo fare. I signori innanzitutto mi devono dire chi sono, cosa vogliono e chi c'è. Ma che è un posto di blocco, una frontiera, un confine. Ma scusa, sta sempre a dire. Nel paese nostro c'è più libertà, incondizionata. Ma forse loro signori sono quelli che vengono da fuori. Dal sud. Oh, ma mi scusino tanto allora. Prego, prego. La signorina Florian vi aspetta. Ah. Sì, io veramente non avevo capito. Dove si trova questa signorina Florian?
Ecco, in fondo al corridoio a destra, è il camerino numero 10. In fondo a destra? Sì. È un'altra volta. Quella può capitare. Tu capita, Dennis. Lascia fare. Tu capita. Ma che vuoi dire? Ma chi sono, gli impresari sudamericani? Sì, sono loro. Calmati, no, non farla a capriga. Quasi abuso. Oh, il camerino. Se Lucia ci aspetta. Sette, otto. Otto. Buonasera, signori. Buonasera. Si ricordino, io sono quella che balla sulle punte. Dove balla lei? Sulle punte. Dici che balla sulle punte? Beata lei. E io sono quella che nel secondo tempo fa la spaccata. Nel secondo tempo fa la spaccata. Sì. Che nel secondo tempo fa la spaccata. Good evening. How do you do? Come dicevo, sì. How do you do? Ah, due più due fanno... Quattro. Fanno quattro. Sì, sì, quattro. Quattro e quattro, otto. La matematica. When are you leaving? I said, when are you leaving? Ci siete, siete, vuoi un'oliva? No, io grazie, no, grazie. Buon appetito. Buonasera, signor. Buonasera. Non avreste una sigaretta? No, sigarette no. Io non fumo io. Se vuole fare due boccate. Si faccia un'altra risata vicino alla pipa. Stasera, purtroppo, di me vedranno poco. Mi hanno tagliato la parte. Cosa l'hanno tagliata? La parte, la parte. Oh. E quale? La migliore. Così giovane, guarda. Quanto mi dispiace. Vabbè, pazienza. Signora Segnarsi. Ma dove starà? Marisa, sono arrivati. Chi? Gli impresari, i sudamericani. Vedessi che cafoni. Va bene, falli entrare. Prego, si accomodi. No. Ecco qua. Prego, adelante, adelante. Adelaide, Adelaide. Signorina, Adelaide. Ma no, accomodatevi, prego. Prego, prego, si accomodi, no? Muy encantada. Prego, sedetevi. Perdonate il disordine del mio camerino, ma quando si lavora, sapete... Dovete scusare il mio spagnolo, ma io sono stata a Barcellona solo per poco tempo. Ma voi parlate un po' l'italiano, vero? Beh, qualche volta sì e qualche volta no. Il latino no, il latino no. Dunque, signorina... Dunque? Un momento, parlo qua... io. Parlo io che sono il maggiore, scusi. Signorina, noi siamo, modestamente, senza offesa di nessuno, siamo persone serie. Persone, insomma, che... Eccoci qua. Lo so, mi ha tanto parlato bene di loro il viceconsole del Paraguay. Paraguay? Questo vi ho conosciuto, questo. No. Beh, c'era un signore che ci ha conosciuto così. Ma difatti di noi nessuno può parlare male, tutti parlano bene con la bocca, ecco. Vi aspettavamo, abbiamo ricevuto il vostro telegramma. Ah sì? Hai fatto un telegramma? Telegramma? No, dico io, hai fatto un telegramma. Chi ha fatto il telegramma? Io no. E nemmeno io. E chi l'ha fatto? L'avrà fatto qualcuno per voi. Ma chi sarà stato? Mezzacapa. Non si fa gli affari suoi. Quello là. Lei non lo conosce a Mezzacapa. A proposito, vogliamo parlare delle condizioni? Quale condizioni? Le condizioni finanziarie. Ah, sì. Sì, ecco qua, appunto noi eravamo... Non è il momento, è il momento. Dite. Beh, io ho molte spese, vestiti, costumi da scena, un tenore di vita. Anche il tenore? C'è anche un tenore? E vabbè, vuol dire che penseri manca al tenore. Tu hai portato i spiccioli? Vabbè, ma col tenore ci parlo io. Vabbè. Ah, volevo chiedervi, si sta tranquilli giù da voi nel sud? Non c'è qualche rivoluzioncella in vita? Ah, dico, scherziamo. Ma come da noi al sud è rivoluzione. Perché no? Perché ho letto sui giornali che ogni tanto laggiù c'è qualche movimento, no? Pure questi mettono sui giornali, i giornalisti. Sono sciocchezze, si tratta di cose da niente. Sì, quelle si tratta di quel nostro avversario, Mezzacapa. Sì. Ah, perché loro due si interessano di politica. No, ogni tanto gli rompiamo i vetri. Rompiamo i vetri, vi scherzo così. Quelli ci tirano le fucilate. Le fucilate, qua fucilate, va a caccia, spara le fucilate. Va a caccia. E poi Gianni lo sa. Gianni? Eh? Che cosa c'entra Gianni? Come cosa c'entra Gianni? Gianni è il nostro nipote. Ma come... Allora voi sareste... I nipoti di Gianni. I nipoti di Gianni. I Gianni di Gianni. Gianni, noi siamo i nipoti, io sono il nipote. Gianni c'ha un nipote. E chi è questo nipote? Parla. Scusate, ma fa confondere. Noi siamo gli zii di Gianni, ecco. Gianni è il nipote a noi. A me. Ai Caponi. Gli zii di Gianni? Sì, ma come ho fatto a non riconoscervi subito? Non è molto facile, noi siamo travestiti. Oh, in borghese. Allora. Chissà Gianni quando vi vede che contento che sarà. Ma tu sei zio Peppino. Sì, e tu sei zio Antonio. Antonio. Sì. E come sta mamma Luci? Bene, grazie. Sono contenta. Dunque, qua dentro c'è... Grazie. Sono per me. Oh, siete molto gentili, veramente gentili. Signorina, grazie. In scena. Sì, vengo. Scusatemi, ma adesso devo scappare. Vi devo lasciare. Ma aspettatemi qui, Scusate, devo proprio scappare. Hai capito? Deve scappare. Chissà che altro avrò fatto. Dove va? Che ne so io.
Se tu non fossi mio fratello, io ti piglierei a schiaffo. Ma perché? Non mai tratto di una perotro, ma. È stata lei che non ci ha fatto parlare, l'ha fatta apposta. È stata lei. Adesso come si fa? Ce ne andiamo, cosa vuoi? Ce ne andiamo. Cestino con i soldi e la lettera, sta lì. Quando entra, dopo la scappata, lo scappamento che ha fatto, che ritorna, apre e legge tutte. E mi sono spiegato, vabbè. Beh, che facciamo noi? Che facciamo? Siamo venuti a Milano e non ci vogliamo divertire. È Lucia, è la mezz'oretta, ci divertiamo e andiamo a casa. Io ho visto. Ho visto quella bionda che mi ha fatto. La bionda mi ha fatto. Fai l'uomo serio, hai capito? Ma quando sei? Su con la vita, su con il morale. Adesso sai cosa facciamo? Tutte quelle belle ragazze le invitiamo a cena con noi. Non fare il pidocco. Tutte quante. Tutte. Non fare il pidocco, vergognati. Tu, in una città straniera si usa così, bisogna essere magnanimi e loro papà. E una cosa, in tasca tua, quando abbiamo noi? Noi dobbiamo tornare in paese, sai? Comunque torneremo. Facciamo scherzi. Adesso che vengono, tu non parlare, non parlare mai. Io non parlo. Sì. Che cosa fate stasera, cavaliere? Niente, ci volevamo divertire. Ogni sera, dopo lo spettacolo, noi pranziamo al Grand Milan. Se ci volete onorare, faremo 4 risate in sole. Ci divertiremo un mondo. Allora, su, andate avanti. Ordinate una bella cenetta. E quando avremo finito lo spettacolo, vi raggiungeremo. Marco, ci sei. Che succede? Il cappello! Lascialo! Si usa così, no? Come si usa? Ti ha dato questo. Che mi metto questo in testa? Allora il cappello te lo metti in testa. Se l'ha preso lei! E ti ha dato questo. E dove me la metti? In tasca. Il cappello in tasca. Lasciamo, guarda a me. Signorina, me ne dà uno anche a me. Prego. Si usa. Questa è la contromarca. Va bene. Zitto. Buonasera, signori. Buonasera. Te lo conosci? No. Ha salutato. A Milano sono persone educate. Saluto. Buonasera, signore. Buonasera. Quanti sono i signori? Quanti sono? I signori. Ma non sappiamo. A Milano non sappiamo quanti signori ci sono. No, loro. Ah, noi? Quanti siamo noi? Sì. Due. Siamo due. Siamo i fratelli Caponi. Fratelli Caponi. Io sono il primogenio, lui è il secondo. Secondo genio. Capito. Allora un tavolo per due? No, veramente noi aspettiamo quelle signorine del... Quelle che... Insomma, quelle... La rivista, come la chiamate? Quelle in costume. Ho capito. Allora, prego, il salutino superiore. Dal superiore? Sì. Signori, attendono? Attendono. Buonanotte. Ciao. Marisa? Hai visto Rema e il Duca giù in platea? Scommetto che sono venuti a Milano per noi. Sì, li ho visti. Cara mia, se tu avessi un po' più di cervello, verresti a cena con noi stasera. Lo sai che quella è disposta a fare pazzie per te? Senti, Gabriella, se la smettessi con tutte queste storie, uffa. Sai chi è venuto a trovarmi stasera? Gli zii di Gianni. Due sempliciotti ma simpaticissimi. Li ho lasciati qui, quando sono tornata non li ho più trovati. Erano così confusi. Ah, mi hanno portato un cestino dalla campagna. Guarda un po' tu, deve essere lì sopra. Che è successo? Ah!
Portalo in ritardo. Portalo in ritardo. Ma è una via per accelerare di battipaglia. Portalo in ritardo. Sentite. Questa è una trattoria di lusso. Io ti ripeto che qua ci rimettiamo le penne. Ci rimettiamo le penne. Oh, ci rimettiamo le penne. Papiglio, papigliere a schiavo. E prendete da schiavo. Taccagno. Costi quel che costi. Ora facciamo in ballo e balliamo. Ma i figli conti. Una cenetta per sei, sette. Noi siamo sei. Sette persone. Quanto può costare? 200-300 mila lì. Oh, 200-300 mila lire, ma che sei pazzo? E chi ce l'ha? Come chi ce l'ha? Chi ce l'ha? E quanto c'hai in tasca? Io c'ho 20.000 lire. 20.000 lire? Oh, disgraziato, perché non me l'hai detto prima? Adesso chiamiamo il cameriere e ci mettiamo d'accordo per una cenetta a prezzo di costo. Il tuo fratello. Mettiamoci d'accordo prima per lo mio. Lasciamola a me. Cameriere! Beh! Stupidi! Vieni subito! Buonasera, signore! No, buonasera, buonasera, commendatore! Commendatore! Buonasera, signor commendatore! I signori desiderano? Ma veramente volevamo parlare col cameriere! Appunto, io sono il metro! Ah, oh, capito? È un metro! Ah, un metro! Se ti porta bene i centimetri. Molto piacere. Ma prego, si accomodi. Si accomodi, stavi in piedi. Prego, signori, non posso. Ma no, non ci mancherebbe altro, ma si accomodi. Non può. Non può. Cioè, non può. Non può. Scusi, ci sediamo noi che siamo un po' stanchi. Signori, dicevano? Dunque, possiamo parlare con lei liberamente? Prego. Noi abbiamo un appuntamento con delle signorine. E allora volevamo organizzare una cenetta. Capisco. Che sia... Oh, capisco. Io sono qui per consigliare i clienti. Io sono il consigliere. Ah, lei è il consigliere? Molto piacere. Permette, signor consigliere. Molto piacere. Mio fratello. Capone. Capone. Siamo i fratelli Capone. Prego, ma si accomodi. Non vuole. Prego, signore. Ci dispiace perché sta in piedi. Sì. Dunque, dicevamo, una cenetta fredda o calda? Calda. Tiepida. Calda, un dialetto, calda. Quante persone sono? Beh, noi siamo due maschi. E cinque femmine. Allora ci vogliono sette coperti. Sette coperti. Se era tiepido non ci volevano le coperte. Senta, signor consigliere, ma dico... A Milano poi non fa tutto questo freddo. Non si potrebbe mangiare senza coperte. Ecco, sta libero, fresco. I signori vogliono scherzare. Non si può mangiare senza coperto. È obbligatorio. Prego. Sì, sicuramente. A Milano usano così. Vabbè. Per cominciare consiglierei una zuppa di tartaruga. Sì, no. Sì. Un momento, sì, sì. La zuppa di tartaruga, sì. Ah, già. Mio fratello, prezzo, mio fratello è un collezionista di prezzi. Lui si informa sempre, sa. Quanto costa? 1.300 per 7 e 9.100. Ah, la zuppa, caruccia. No, si leva la zuppa. Si comincia sempre con una zuppa. Bene, zuppa per zuppa, facciamo una bella zuppa di fagioli, piatto... Bene, ottima idea, fagioli, piatto unico. Si affidino a me. Sì, signore. Vabbè. Combinerò loro un servizio del quale non si scorderanno mai più. Come? Ci combinerà? Un servizio del quale non si scorderanno mai più. Sì, signore. E questo il servizio ce lo combina? Questo ce lo fa il servizio. Ce lo faccia del disponente da carro. Ci ha minacciato, chiaramente. Ci ha minacciato. Allora, come si fa? Quando c'è. Fammi vedere quelle 20.000 lire. Fammi vedere. Eccole qua. E lascia. Vediamo un po' se 20.000 lire alle volte. Sono due. Ok, sono due alle volte. Sono due. Alle volte si appiccica. Ma che si appiccica? Due su. Ci vorrebbe un miracolo, ci vorrebbe. Un miracolo ci vorrebbe. Sant'Antonio mio. Sant'Antonio mio bello. Tu che sei un santo così miracoloso. Tu che fai 13 grazie al giorno. Fammene uno. Fa che le signorine non vengano. Eccoci qua. Sant'Antonio, io ti ringrazio, eh?
Mio Antonio! Mio Peppino! E noi che vi credevamo gli impresari sudamericani! È pronto da mangiare? Ho una fame dal lupo! E una sete, tanto champagne! Ciupa di tartaruga! La tascia codessa! Questo da parte di Marisa! Ha rimandato il voto! No, no, no! Ci sono i soldi! E mi ha incaricato di dirvi che da questo momento non vuole più saperne né di vostro nipote né del vostro sporco denaro! Non toccare! Perché questo denaro è sporco! No, no, no! È sporco questo denaro! La tavola si mangia! Consigliere, cadere! Zuppa di tartaruga! Zuppa di tartaruga! Tartine di pesce! Pesce di Africa! Salva! Salva! Pronto, mi dai il teatro nuovo per cortesia? Il palcoscenico. Pronto, teatro nuovo? Scusi, è ancora lì la signorina Florian? È già uscita, signore. Ma come è uscita? A che ora è finito lo spettacolo? È più di un'ora. Ah, grazie. Prego. Avanti. Che c'è? Grazie. Siete con noi? Ciao, come va? Questo stupido di mio fratello si conserva i soldi sotto al mattone. Io vado la vostra parte e gli prego tutti i soldi. A Napoli quando non ci sei tu manca il sole. Manca la luna, manca il mare, manca tutto. Zitto, che sono gelosa. Brava. Bella figura hai fatto. Avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra femmine come a te non c'hanno sta fenomeno onesto come a me. Chi è quel giovanotto? Lo conosci? No. Non l'ho mai visto. Chi suo chi è fatto chiagnere lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipere, mentre seccate l'anima, non pozze più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo te serve per ingannare. Femmina,
tu sia più bella femmina. Te voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Femmina, tu sia più bella femmina. Te voglio bene, t'odio, non te posso scordare. Tu ti devi andare a riposare che sei stanca del viaggio. Noi siamo uomini, la liquidiamo noi. E io come una stupida che mi ero fidata. Guardate là, guardate come si sono ridotti, guardate, guardate. Eravate venuti a Milano per salvare vostro nipote. Oh, Lucia, non strillare, Lucia, ti prego. Io ho le coliche apatiche, ti prego. Con le coliche apatiche non si strilla. Oh, e poi in fondo non l'abbiamo salvato nostro nipote, non l'abbiamo salvato forse. Ah, tutto il resto non conta. Oh. Quella era tutta tattica. È stata una specie di manovra strategica. Abbiamo fatto una scappatella. Cosa vuoi fare? In fondo siamo uomini. E ho detto tutto. Ma vergognatevi. Ma perché vergognarsi? Che ne sapevo che io a Milano ero un uomo che incontrava. Incontro. Quell'incontro, Ma fatemi il piacere, si divecchiano i bambini. Già. Ma parla da minorenne. Ti. Papì, il fegato. È stato tutto quell'arcoro che abbiamo bevuto ieri. Arcor. Curassò, pernocchi. Ma iada ven. Il resto lo scopo lo abbiamo raggiunto. La ragazza è stata liquidata. Liquidata. Le uniche parole che quella ragazza meritava non gliela avete sapute dire. Sei veramente una brava figlia. E questa qua è tutta mamma sua. Sì, è tutta suo papà. Vieni da papà. E anche quest'anno le nostre vacanze stanno per finire. Ti dispiace? Sì, a Napoli con quella benedetta clinica non hai mai tempo per me. Però ogni tanto. Una pizza insieme, eh? Ma Giannino dove è andato? Non lo vedo da un'ora. Se lo sono portato col calesse quei due scervellati. Ma dove vanno col bambino mio? Ma, in giro. Dice che gli devono insegnare le tradizioni di famiglia. Una femmina bugiarda la lasciare! T'ho fatto male? No. Eccomi. Beh. Guarda un po', sta alla finestra? No. Tira il sasso, su, dai. Tira forte, dai.